Grazie Presidente. Ma sulla proposta di urgenza inoltrata dal Movimento 5 Stelle noi dichiariamo subito la nostra contrarietà. Nostra contrarietà in quanto sia sul metodo che sul merito. Sul merito noi abbiamo come gruppo Lega lasceremo, se dovessimo trattare questo argomento, lasceremo libertà di voto a ogni senatore del gruppo di decidere secondo coscienza che cosa votare, così almeno saranno tutti, avranno la possibilità di scegliere e la possibilità di decidere. Anche se riteniamo che, visto e considerato che l'utilizzo della cannabis per uso terapeutico esiste già, riteniamo questo provvedimento inutile. Non ci piace il fatto che venga utilizzato un provvedimento di questo tipo semplicemente per permettere a qualcuno di farsi la piccola piantagione domestica in casa per chissà che cosa. Non ci interessa trattarlo in questo momento, quindi la nostra contrarietà è soprattutto sul metodo. Non ci interessa trattarlo in questo momento semplicemente perché riteniamo che non sia un provvedimento da trattare con urgenza. Il nostro Paese ha altre urgenze, colleghi. Il nostro Paese ha l'urgenza dell'occupazione, il nostro Paese ha l'urgenza delle aziende che se ne vanno e che chiudono, il nostro Paese ha l'urgenza dei 170.000 giovani che dal nostro Paese ogni anno emigrano, il nostro Paese ha l'urgenza dell'immigrazione clandestina e sicuramente ha un problema di sicurezza nel nostro Paese, ma non abbiamo visto, Ciampolillo per favore, caro collega Ciampolillo del Movimento 5 Stelle. Senatore Ciampolillo, lasci parlare zitto, come ha parlato anche lei. Stai zitto una volta tanto nella vita. Centinaio, si rivolga alla Presidenza e non faccia... Di Pisani Galenzi. Senatore Centinaio, non... Cioè, stai zitto. Si rivolga alla Presidenza. Mi rivolgo e non alla Presidenza, Presidente, visto e considerato che il senatore Ciampolillo apre la bocca tutte le volte che deve prendere aria e di conseguenza quando ha bisogno di prendere aria fa. La prego di rispettare i suoi colleghi. Ma vai a cagare. Forza. E di conseguenza, sì, te l'ho detto in diretta. Sì, certo, quello è il mio stile. Ciampolillo, stai zitto. Senatore Centinaio, non raccolga le interruzioni del senatore Ciampolillo. Prendi il microfono, chiedi la parola. Concluda il suo intervento, l'ha già presa la parola il senatore Ciampolillo. Ecco, Presidente, quindi facciamolo stare in silenzio una volta tanto. Di conseguenza, sul metodo, Presidente, dicevamo che il nostro Paese ha altre priorità, di conseguenza riteniamo che l'urgenza bisognava chiederla su altro, il Movimento 5 Stelle ha come priorità la cannabis, la Lega ha altre priorità, lavoro, sicurezza e le cose che interessano al nostro Paese. Grazie. Grazie, facoltà di intervenire il senatore.